Ancora non posso essere esplicito sulla nuova ordinanza. È chiaro che l'aumento dei contagi impone ulteriori misure, misure restrittive, che potremmo evitare e che avremmo potuto evitare se ci fosse stata una maggiore responsabilità collettiva. Purtroppo gli appelli alla cautela, alla prudenza che abbiamo lanciato negli ultimi mesi non hanno sortito particolare effetto. E tuttavia si tratta di misure che servono a richiamare al senso di responsabilità la comunità siciliana, non misure che possano penalizzare le attività economiche. Quella è l'ultima cosa a cui vorremmo pensare, perché la nostra terra è in ginocchio e davvero abbiamo bisogno di guardare alla ripresa piuttosto che a ulteriori misure. Ma come sapete, in questo caso è il virus che decide, non la politica. Cioè è l'unico caso in cui la politica guarda ai numeri, perché se il virus torna, speriamo non virulento, e allora occorre che chi ha il compito di tutelare la salute dei cittadini, e in questo caso lo Stato ha affidato ai presidenti di regione il compito di farlo, deve adottare le necessarie misure. È chiaro che in estate abbiamo suggerito l'opportunità di tenere le mascherine fuori e per un certo periodo anche l'obbligo. Poi un DPCM ha tolto l'obbligo delle mascherine e noi ci siamo adeguati, ma abbiamo assistito a degli assembramenti davvero inconcepibili. Ancora oggi questa condizione si presenta e allora dobbiamo intervenire, giovani e meno giovani, tutti abbiamo il dovere di osservare cautela e prudenza. Ricordiamoci che in Italia abbiamo registrato 36.000 morti, e sono più della metà di tutti i morti civili della Seconda Guerra Mondiale fino all'armistizio, quindi è chiaro che pur non vedendo i cadaveri ai bordi della strada dobbiamo tenere conto che questo è un virus che uccide in maniera lenta ma inesorabile.